Ciao ragazzi, e oggi andiamo a vedere come ripulire al meglio il nostro PC. Naturalmente un PC che ha un sistema operativo di Windows 10 in questo mio caso. Per farlo dovete andare sull'iconcina di Windows, qui in basso a sinistra, cliccare col tasto destro e fare esegui. A questo punto dovete inserire nella stringa che appare questo comando percentuale e poi temp e percentuale ancora un'altra volta e poi date l'ok. A questo punto vi si aprirà una cartella con tutti i file temporanei, e questi sono veramente tantissimi, come potete vedere nel mio caso, ma credo che ne avete tantissimi anche voi, e andate a praticamente a cancellarli tutti, perché sono appunto quasi praticamente inutili e quindi si possono tranquillamente andare a cancellare. Quindi cliccate con lo shift sulla prima cartella, poi andate sull'ultima e cliccate, dovrebbe evidenziarli tutti infatti, e fate elimina, e vedete quanto spazio andate poi a diciamo a liberare. Naturalmente ricordate nel fare questa operazione di non andare a avere nessuna cartella o programma aperto, perché se no non vi farà completare l'operazione. Seconda parte invece andiamo sempre a cliccare sul tasto start, poi andiamo in sempre esegui, questa volta andiamo a cambiare questa scritta e metteremo semplicemente temp. Ed ecco qua che ci darà di nuovo i nostri... bisogna farlo con le autorizzazioni di amministratore, e quindi ci darà altre cose qui. E anche questi possono essere tranquillamente eliminati. Ora procediamo ad andare a cancellare tutte le copie degli aggiornamenti che vengono scaricati ma poi non vengono cancellati, quindi sono praticamente dei doppioni. Per farlo dobbiamo andare in C, nella cartella poi Windows, poi in Software Distribution, che sarebbe questa qui, e infine tutti questi file che troviamo li possiamo andare tranquillamente, anche questi qui, a cancellare. Quindi li andiamo a evidenziare tutti e poi li cancelliamo. Ok, adesso andiamo sul nostro cestino e andiamo un attimo a pulirlo, svuota intero cestino, appunto il cestino. Vuoi eliminare tutto? Sì. Allora, io sto togliendo almeno, come potete vedere, 70 giga di roba, quindi era veramente strapieno il mio, ma comunque avevo anche ulteriormente a queste cose che ho fatto vedere, anche magari dei file di video, eccetera. Comunque adesso sto facendo una bella pulizia. Sto buttando tutto quello che c'è all'interno del mio cestino. Una volta che abbiamo svuotato il cestino, possiamo scrivere qua nella barra pulizia del disco. Eccola qui, basta scrivere semplicemente PU e apriamolo, quindi doppio clic. Possiamo scegliere poi l'unità da pulire. Possiamo scegliere quindi tutte le unità che abbiamo sul nostro computer, quindi inseriamo con la C. E qua abbiamo tutti i nostri file. Leggete con attenzione cosa andare a pulire, però vedete, come vedete qui ci sono altri bei parecchia roba da andare a eliminare, quindi altri giga. Qui dice che se faccio questa pulizia vado ancora in più a eliminare 40 giga di roba. Poi per cancellare ulteriormente anche programmi che magari o giochi che non voglio più tenere magari su computer, perché mi vanno a occupare chiaramente parecchio spazio, io utilizzo Revo Uninstaller. Quindi adesso lo vado ad aprire come amministratore. Diciamo che in questo caso io voglio disinstallare State of Decay 2, e quindi che mi occupa ben quasi 18 giga, quindi è conveniente andare a disinstallare, e quindi cliccherò sopra il programma che voglio disinstallare e poi farò disinstalla. Si apre questa interfaccia
e ci mette qualche secondo o qualche un po' di secondi, insomma, e dovrebbe trovare tutti. E quindi facciamo una pulizia moderata, quindi dovrebbe trovare tutti i file che sono in più che ci interessa andare a cancellare definitivamente. E così procedete poi con tutti gli altri programmi o giochi che volete andare a togliere e a eliminare. Quindi fa vedere tutte le cartelle che hanno occupato, vedete quante sono, eccetera. E quindi faremo seleziona tutti, quindi ne andrà a mettere la spunta e poi faremo elimina. Quindi ne andremo a cancellare definitivamente. Anche qua la stessa cosa. E quindi l'abbiamo questa volta chiuso. Eliminato, scusate, eliminato definitivamente. Poi naturalmente ci saranno le cartelle personali dove magari mettete foto, immagini, eccetera, che andranno pulite manualmente e poi altre cose. Alla fine di tutte queste operazioni io consiglio di fare una deframmentazione del disco, quindi utilizzate i programmi che avete. Io in questo caso ho questo qua che si chiama Ultra Defrag e appunto vi andrà a ripulire un po' tutto. Quindi andiamo a deframmentare prima il disco C e poi nel mio caso il disco D. Ci metterà un bel po' di tempo, però comunque è sempre meglio farlo dopo che abbiamo fatto una bella pulizia. Altra pulizia che possiamo andare a fare è quella dei file che ci sono sia sul browser, quindi in questo caso mio Chrome o Microsoft Edge. E per farlo utilizzo CC Cleaner. Quindi andiamo a pulire anche qua e a eliminare altri giga o mega, adesso non so quant'è, di roba. A questo punto dovremmo aver ben liberato tantissimi giga e quindi il nostro spazio sul disco dovrebbe essere migliorato e quindi essere molto più libero. E se avete delle domande scrivetemele nei commenti e naturalmente mettete un mi piace a questo video e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!